oggi vado a provare a fare una cosa con l'Alfa 156, dobbiamo vedere se riusciamo a montare l'antenna, ma questo è il primo video che mi tocca fare con l'iPhone 6S e vi spiegherò poi il perché è successa questa cosa, farò un video proprio al riguardo, dove capirete molte cose in più di me. Allora, il problema qui è questo, l'antenna è spezzata, anzi proprio il sostegno. Ora il mio piano sarebbe svitare quell'affare e ora vi faccio vedere cosa. Ah, consideriamo che è un'auto che ha sempre 20 anni, qui l'O-ring è completamente spaccato, io devo riuscire a svitare questa parte e il mio piano, magari si è anche capito, allora questo non rischia di andare in dentro, è già qualcosa. Ring e tutta sta roba, mettiamola sul sedile così sono sicuro che non succede nulla. Il mio piano è di infilare l'antenna da sopra, così che almeno possa arrivare a incastrarsi qui sotto. Vediamo se ci riesco. Ma vorrei far notare, ho eliminato un po' di gomma, non sarà la cosa più bella da vedersi, anzi devo dire che sembra quasi fatto apposta. Vediamo se riusciamo a incastrarlo tra adattatori e quell'affare lì sopra. Niente da fare, ci abbiamo provato, purtroppo funzionerebbe se non fosse che questa è troppo poco profonda. Vedremo se ci saranno altre occasioni. Siamo qui a Empoli alla ricerca di qualcosa che non so, perché dovete sapere che a Pisa avevano messo un'ale sul 18308, cioè quello che andrebbe a Firenze. Ora, in teoria Francesco mi ha detto che ovviamente poi hanno scambiato con un ROC, ma il non si sa mai c'è sempre, quindi siamo qua e aspettiamo. Nel gruppo ferroviario in cui sono inserito è stato mandato un messaggio del quale si potrebbe fare benissimo un meme riguardo a questa situazione. Passeggeri. Ma perché dobbiamo scendere dal treno che è tanto diretto a Firenze? Capotreno. Sì. Ovviamente con l'arrivo del blues bisogna riprendere le nostre care ALN. E ragazzi, lo so, la qualità dei miei video non è mai stata così bassa, lo posso dire apertamente, non me ne vergogno. 720p dai tempi degli albori non si vedeva una qualità del genere. Vi devo delle scuse, però purtroppo è un po' così, ora in questo periodo sarà così, ma voi siete iscritti fedeli e so che non mi causerete problemi. 308 sta arrivando, veramente che ve lo dico a fare ragazzi, se si presentasse una LE Blitz a Santa Maria Novella di tutti coloro che sono appassionati di treni, non succederà, però se dovesse succedere ci divertiremo. Niente, si conferma lo scambio ALE ROC, come possiamo vedere. Il resto ragazzi mi sembrava anche piuttosto normale. Vi immaginate una tre elementi su questa tratta? Sarebbe un disastro, ma proprio un disastro di quelli memorabili. Ragazzi, niente grand'angolo fino a giugno, ve lo dico subito, niente grand'angolo fino a giugno, fidatevi, farà più male a voi e a me che a voi. Il ROC se ne va con io che lo riprendo in ritardo, ovviamente, e questo telefono è problematico da usare, c'è qualche problema sia di batteria sia di cavo, vabbè. Questa è un'occasione rara, doppio treno in transito qui a Empoli, vediamo un po', ecco appunto, qualcosa sta già arrivando. Un'ultima isolata, sta arrivando anche quella lì. Mi sembra più veloce. Il fischio parla chiaro. Posso dire chiaramente che non ci vedo una sega con questo sole. Oh signori, ci risiamo bloccati. Indovinate chi c'è davanti a sto treno che li schiaccerei tutti quanti? Gli ambientalisti! Non commento, basta. Hanno cambiato cose al sottopassaggio di Santa Maria Novella che non mi sono neanche accorto. E ci sono passato di qui, eh! Che figata! A Firenze hanno fatto una cosa buona. Questo è un record. Ironia ragazzi, lo sapete, sono ironico, eh.
di Firenze non si può parlare male. Dipende dagli ambiti.